Ciao Gabriele, penso che dovremmo esserci, siamo online. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Buona serata a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar. Siamo in compagnia di Luca e di BNP Paribas. Oggi sarà un webinar particolare perché andremo a analizzare sicuramente, come al solito, alcuni codici ISIN, alcuni prodotti di investimento, ma al tempo stesso andremo a rispondere a quelle che sono, no, le tematiche, le domande, potremmo dire, più gettonate dai risparmiatori, soprattutto quelli neofiti. Quindi andremo a cercare di capire che cosa, quando acquistare un certificato per avere diritto a incassare la cedola. Quindi andremo a cercare di capire quali sono le date cruciali, no? Qual è la differenza tra data di rilevazione, record date, data di pagamento, eccetera. Andremo a parlare di quali sono le variabili che determinano il prezzo di un certificato. Parleremo anche di operazioni straordinarie, cioè che cosa avviene a un certificato, in realtà al suo prezzo, quando avviene un evento, un'operazione straordinaria, come ad esempio un aumento di capitale o lo stacco di un dividendo extra. È di ieri la notizia, no, del dividendo straordinario del titolo Mediaset. Quindi cercheremo di capire che cosa succede. In più parleremo anche di fiscalità, quindi cercheremo di capire quali sono i pregi dal punto di vista fiscale, dell'efficienza fiscale dei certificati. Faremo anche una disamina di qual è la tipologia, di come le banche italiane trattano le cedole dei certificati. Prima di iniziare, io saluterei Luca Comunian che è qui con noi, ti do anzi subito la linea. Ciao Gabriele, grazie mille e buonasera a tutti, grazie per essere qui. Perfetto, allora, che cosa si vede in sfondo? Ti chiedo Luca perché in questo momento non riesco a Al momento vederlo. niente, però posso Ah, ok, condividere il perfetto, mio chat sono se vuoi. le nostre belle facce. Ok, perfetto. Sì. Allora, da dove cominciamo? Vuoi che partiamo da un'analisi magari di mercato? Facciamo vedere due grafici, due situazioni. Allora, magari ti chiedo subito la linea, chiedo scusa. Scusami, Allora ti passo subito lo schermo. ero. Voilà. Eccoci qua. Allora, brevissima e sintetica panoramica di mercato, no? Se vi ricordate, nelle ultime occasioni abbiamo sottolineato come il mercato azionario era sui massimi e di come la volatilità, invece, al contrario, fosse sui minimi. Abbiamo quindi avvertito fondamentalmente che quando si verifica quella doppia situazione, quindi quando abbiamo il mercato azionario sui massimi e la volatilità sui minimi, fondamentalmente bisogna drizzare le antenne perché sono le soluzioni ideali per una correzione dei prezzi. Effettivamente, negli ultimi giorni andiamo a prendere magari, ecco, questa slide, che metto un attimo in condivisione così si vede meglio. Questo è il grafico dell'S&P 500. Parte di sopra del grafico, parte superiore del grafico e il VIX, il suo indice della volatilità, la linea bianca che invece troviamo nella parte in basso del grafico. Quindi abbiamo l'azionario nella parte superiore e la volatilità nella parte inferiore. Dicevamo, vedete che attenzione perché sottolineavamo come ai massimi dell'azionario andavano a corrispondere che cosa? Dei punti importanti di minimo della volatilità. Dicevo, queste erano le condizioni ideali per andare a ipotizzare una correzione dei prezzi. Correzione dei prezzi che effettivamente in queste giornate si sta verificando. Poi oggi possiamo vederlo, qui siamo in diretta, vedete l'S&P sta leggermente rimbalzando, sicuramente vedete ha un valore positivo in questo momento, però in linea generale siamo entrati in una fase di debolezza. Oltretutto, tra l'altro, la stagionalità non è neanche più così propizia. Le stesse indicazioni che ricavavamo, diciamo così, da questo grafico, quindi l'analisi combinata tra azionario e volatilità, la troviamo anche in questo secondo grafico. Questo secondo grafico è leggermente diverso da quello precedente, ma solo dal punto di vista grafico, perché in realtà le indicazioni che elaboriamo e che ricaviamo sono fondamentalmente le stesse. Quello che voi vedete in grafico in sfondo in questo momento non è altro che il ratio, cioè il rapporto matematico tra un indice azionario, in questo caso l'Eurostoxx 50, quindi il principale indice azionario europeo, e il VSTOXX, che è il suo indice della volatilità. Quindi di fatto abbiamo preso in chiave europea quelli che prima avevamo visto in chiave americana, cioè azionario americano e suo indice della volatilità. Quindi abbiamo declinati, diciamo così, in versione europea. Questo
Questo ratio, quindi questo indicatore sintetico, sintetico nel senso che non esiste in natura, che lo creiamo noi artificialmente tramite appunto diciamo la divisione matematica tra questi due valori, questa serie storica noi la possiamo analizzare ad esempio con la volatilità, con le bande di Bollinger. Questo è un indicatore che non è esattamente uguale alle Bollinger, ma è molto molto simile come concetto, un indicatore di volatilità. Che cosa ci dice? Beh, ci dice che questo indicatore, vedete, passa il 90 passa per cento del tempo a oscillare all'interno delle bande, ma poi periodicamente, vedete, ha delle situazioni di eccesso ribassista, oppure colorate di rosso, vedete, situazioni di eccesso rialzista. Quando abbiamo un eccesso rialzista, vuol dire che il mercato fondamentalmente è salito parecchio, per cui potrebbe correggere. Al contrario, invece, quando abbiamo, vedete, queste candele colorate in automatico di blu, siamo di fronte a una fase particolarmente di un area minimo, diciamo così, dei prezzi e quindi di fronte a una buy zone, no? Una zona di potenziale acquisto. Per 3 settimane consecutive, perché questo è un grafico su base settimanale, vedete, siamo stati in una situazione di eccesso rialzista, quindi le antenne erano assolutamente da drizzare. Adesso vedete il mercato sta correggendo, è tornato, vedete, verso come ratio, in questo caso su valori mediani, se dovesse scendere, vedete, in questa zona, quindi nella parte inferiore o addirittura chiudere sotto la nostra banda, quindi colorarsi di blu in questo caso, ecco, sarebbe sicuramente un'ottima occasione di medio periodo anche per andare a acquistare titoli ETF o ovviamente in questo caso ci concentriamo sul discorso certificates. Questo non vuol dire che se il mercato è fermo su questi livelli non possiamo cercare occasioni operative, sicuramente ci dice che potenzialmente il mercato ha ancora spazio per correggere. In realtà, attenzione a due aspetti che sono importanti, secondo me, da sottolineare. Primo aspetto, sto parlando di correzione e non di inversione tecnica, quindi sto parlando di una situazione assolutamente fisiologica da affrontare per i mercati. Torniamo un attimo indietro al grafico precedente, vedete il mercato americano fondamentalmente è dallo scorso aprile che sta salendo quasi in continuazione, quindi una correzione assolutamente fisiologica, naturale, anzi, questo è il secondo aspetto, secondo me sarà una nuova buy opportunity, cioè una nuova occasione d'acquisto sul mercato. Quindi da questo punto di vista ben venga questa debolezza. Non solo, dovete sapere che i certificati danno il meglio di sé quando vengono comprati o costruiti, lato emittente, quando sui mercati c'è debolezza e c'è volatilità che non aumentano. Quando c'è molta volatilità, l'emittente ha più ciccia, adesso non è un termine tecnico, ma giusto per farsi capire da tutti, per andare a costruire un prodotto che abbia un buon rendimento e contemporaneamente una buona protezione per quanto riguarda ovviamente il discorso barriera. Quindi questa debolezza di questi giorni non deve assolutamente spaventare, è un fatto assolutamente naturale e anzi può diventare una zona d'acquisto, soprattutto dicevo per il discorso certificates. Più o meno è questo il quadro che direi di fare per panoramica. Poi magari se ci sono delle domande specifiche in chat andiamo a rispondere molto volentieri. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Luca, oppure se vuoi che magari passiamo su un ISIN che ho selezionato che potrebbe essere utile in questo frangente. No, io vedevo la tua analisi ed è molto interessante perché poi un po' il next step è quello di andare a capire come e quali certificate, no? Andare a selezionare, andare a valutare nel processo di investimento. E spesso qui noi parliamo dei certificati cash collect che poi sappiamo possono avere l'airbag, possono avere la maxi, possono avere l'effetto memoria, andremo magari a vedere qualcosa più tardi. Però il quadro diciamo, dell'investimento in questo tipo di strumenti è quello di generare ed estrarre un rendimento in mercati che, come sappiamo, ci sono una barriera, c'è un limite massimo di rendimento che è il premio, e quindi è come se appunto andassimo a definire delle bande di rendimento, di rischiosità del nostro investimento, ma quello che poi i certificati ci permettono di fare è estrarre rendimento in mercati che sono tendenzialmente laterali, leggermente ribassisti o leggermente rialzisti. È chiaro che quando un cash collect in un mercato fortemente rialzista forse non conviene, perché conviene più acquistare il sottostante direttamente perché si ha a esposizione uno a uno, mentre il certificato paga dei premi periodici, ma non ha esposizione, no, alla pura performance del sottostante. Al contrario,
un mercato invece leggermente rialzista con attraverso i cash collect ha un senso anche i mercati laterali dove il rendimento di fatto è flat mentre il certificato paga dei premi periodici e ha ancora più senso i mercati moderatamente ribassisti perché grazie alla barriera che poi viene anche monitorata solo a scadenza, lì non solo abbiamo comunque il pagamento dei vari premi periodici. Ma a scadenza abbiamo anche una protezione che è condizionata appunto al fatto che i sottostanti rimangano entro il livello barriera. Livello barriera che però è al 70%, al 60%, al 50%. Quindi sono prodotti che riescono a creare rendimento anche su queste dinamiche di discesa dei sottostanti. Ecco appunto perché possono essere interessanti in questo momento. Assolutamente, il grande vantaggio insieme alla fiscalità che vedremo dopo dei certificati, cioè il rendimento asimmetrico. Se uno compra un titolo è esposto in modo lineare, no? Il titolo fa più 10, guadagni il 10, se il titolo scende del 10, perdi il 10. Invece con i certificati tu puoi avere un rendimento positivo se il sottostante sale, resta fermo o scende entro i limiti, no? Della barriera, quindi della protezione. Quindi voglio dire, è sicuramente uno strumento da questo punto di vista che serve per ottimizzare il rischio di portafoglio. Assolutamente d'accordo con il tuo punto di vista. Allora, vedo che c'è una domanda, chiedono dove trovo questi grafici. Beh, dipende. Allora, questo grafico che vedete in sfondo in questo momento è fatto con TradeStation, quest'altro grafico invece è fatto con Visual Trad, però in realtà entrambi i grafici li potreste fare anche con un file Excel o cose di questo tipo, quindi non sono. L'altro programma invece che facevo vedere prima è Refinitiv, qui invece andiamo un po' più sull'alto, è un programma, diciamo così, per professional, a tutti gli altri costi rispetto agli altri. Ok, facciamo vedere un ISIN, vuoi che partiamo da lì magari? Luca, cosa, come... Sì, volentieri. Poi vedremo che c'è anche un'altra domanda di Marco che però riguarda un po' più i vari tecnicismi che quindi ce la ricordiamo e rispondiamo poi quando andiamo a vedere tutto quello che c'è da sapere sui cash collect, la teniamo in conto e andremo a rispondere anche a questa domanda. Esatto, che tra l'altro è assolutamente interessante. Allora, dunque, l'avevo preparato, mi pare, eccoci qua. Esatto. Allora, no, non è questo, in realtà volevo partire da questo, esatto, eccoci qua. Allora, qui ho preparato un ISIN, no? Abbiamo detto che il mercato americano ha corretto anche il Nasdaq, hanno corretto quindi i titoli tecnologici, però come dicevamo siamo di fronte probabilmente a un mercato ancora impostato a rialzo, un mercato che non ha segnali di inversione di tendenze, quindi un mercato che probabilmente su questa debolezza sarà una nuova occasione d'acquisto. Quindi la mia attenzione è andata su quei titoli che possono, diciamo così, appartenere al settore tecnologico, ma al tempo stesso quindi avere poi della nuova chance rialzista. E ho trovato questo, ho individuato, non trovato, ho individuato questo certificato che secondo me è assolutamente interessante. È un, vedete, cash collect airbag, quindi è un prodotto a capitale condizionatamente protetto, appartiene alla famiglia dei cash collect, quindi dei certificati che pagano una cedola periodica, quindi va a soddisfare l'obiettivo entrata periodica di un investitore. L'ho selezionato perché alcune caratteristiche interessanti. La prima, l'avrete già capita, mi piacciono i Questo primo sottostanti. riesci a Dimmi. capire, riusciresti a fare un po' di zoom? Ho visto alcune domande che non si legge bene la pagina. Potresti fare un po' di zoom, per caso? Non so come si fa. Vuoi che ti passi la linea e lo guardiamo da te? Non so come. Sì, dai, così poi anche faccio vedere le slide per la parte successiva. Ok, perfetto. Allora ti riprendi tu la linea e ti detto l'ISIN. Ti chiedo scusa, ma non è il computer nuovo, non so come andare a zoomare. Questa è una buona domanda, me la segno per i prossimi eventi. Chiedo scusa. Il monitor è il tuo, il mio? Allora, il monitor è ancora tuo? Riesci a passarmi lo schermo o posso prendermelo direttamente? Credo di potertelo passare. Sei questo, credo. Qua. Eccoci qua, detto l'ISIN. Sì, guarda, lo trovo anche così, vado Ah, ok. direttamente. Altro fai Lenovo oppure Logitech, dovresti trovarlo al volo. All'interno del bag. Così facciamo vedere anche come cercare il prodotto.
Ok, eccolo, questa è l'ultima emissione. Dovrebbe essere NL BNP IT, che tra l'altro ne approfitto insomma per ricordare che questa nuova sigla degli ISIN è una struttura fissa che BNP in qualità di emittente insomma, ha e quindi troverete su tutti i nostri nuovi ISIN. Quindi NLB di Bologna, Napoli, Palermo, Imola, Torino. E poi l'ultima struttura, l'ultima parte dell'ISIN che invece è variabile. In questo caso Assolutamente tu parlavi del DCWH1, forse Gabriele. sì, esatto. Ok, Dicevo, questo è allora è questa. interessante. Scusami, scusami, dicevi Luca? Perfetto, Allora è questo, siamo nella pagina giusta. aggiudicato. Allora, dicevo, questo è interessante prima per i sottostanti, perché mi aspetto, no, che il mercato poi riparta, questi titoli hanno corretto, questo settore ha corretto, per cui di conseguenza questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, perché amo particolarmente, avete capito, i certificati cash collect come struttura. Terzo, perché ha la barriera discreta. Quarto, perché contiene l'opzione airbag, che vuol dire che se a scadenza dovesse verificarsi l'evento barriera, c'è una sorta di protezione, cioè la perdita monetaria è inferiore a quella che sarebbe in caso di assenza di questa barriera, di questa opzione dell'airbag, no? Immaginate due certificati gemelli, uno che non contiene l'opzione airbag e uno che contiene invece, come in questo caso, l'opzione airbag. Sugli stessi sottostanti, con la stessa scadenza, con la stessa barriera, si verifica l'evento barriera. Il fratello che ha comprato il certificato con l'opzione airbag ha una maggiore tutela rispetto a quell'altro. Cioè la perdita monetaria in caso di performance negativa è inferiore rispetto all'altro fratello che invece ha certificato senza. In più non dimentichiamoci che, altra condizione, la cedola ha l'effetto memoria, quindi anche questo è un altro dato positivo. Quindi sottostante, struttura cedolare, barriera discreta, cedola con effetto memoria e airbag. Queste sono le caratteristiche che, diciamo così, apprezzo di questo certificato. Il codice ISIN lo trovate, vedete, qui sto zoomando io, stai zoomando tu? Non Adesso posso eccolo qui, vedere. posso zoomare Perfetto. Dicevo, qui trovate, vedete, il codice ISIN, trovate tutte le altre caratteristiche di questo prodotto andando a scendere nella pagina. Questa è fatta molto bene, come strutture molto, diciamo così, comprensibili, no? Anche da chi muove i primi passi per leggere la struttura del prodotto, eccetera. È un prodotto quotato al Sedex di Borsa Italiana, quindi quotato sul mercato regolamentato. Qualsiasi investitore quindi lo può comprare andando in banca con l'home banking, col trading online, eccetera. C'è un market maker a garantire la liquidità, formula in via continuativa, no? La proposta in acquisto, in vendita, c'è anche la size, andiamo su, troviamo anche, no, i prezzi che sta facendo il market maker, che era in area 98,40, esatto, 98,36. Qui in questo momento non c'è la size perché siamo a mercati chiusi, ma altrimenti ci sarebbe sotto non lo zero, ma ci sarebbe, no, la quantità di pezzi che espone il market maker in via, diciamo, continuativa. La scadenza naturale, se il certificato non viene richiamato in anticipo, è il 2024. Perché dicevo se non viene richiamato in anticipo? Perché fondamentalmente questo certificato contiene l'opzione autocall, quindi se si verifica una certa condizione, che fra un attimo andremo a vedere, il certificato può essere richiamato in anticipo. Paga una cedola, abbiamo detto, la cedola ammonta al 2,95% ed è pagata su base trimestrale, quindi un potenziale annuo del 11,80%, vado a calcolo a mente, direi di non sbagliarmi. Qui di fianco, vedete, c'è la voce calendario del certificate, troviamo quella che è, diciamo così, quelle che sono le caratteristiche della struttura del nostro certificato. Il certificato è già creato stato creato qualche tempo fa, quindi la prima cedola, vedete, è già stata pagata. Vedete, abbiamo in data 12 aprile 2021, vedete, avevamo in realtà due ipotesi, due scenari per il possessore del certificato, che avesse avuto appunto in quell'occasione il certificato in portafoglio. Solo due scenari, perché non era attiva in quel momento l'autocall. Quindi fondamentalmente
o entrambi, scusate, tutti e tre i sottostanti erano superiori alla barriera, in questo caso il certificato pagava la cedola e l'ha pagata perché si è verificato l'evento, oppure almeno uno era inferiore alla barriera, in quel caso il certificato non paga la cedola, però cedola che non è automaticamente persa perché gode dell'effetto memoria, quindi può essere recuperata in futuro qualora in una successiva data di rilevazione si verifichino nuovamente l'evento per il pagamento della cedola, quindi la condizione per il pagamento. La prossima data di rilevazione, vedete, è evidenziata in automatico sul sito, è il 12 luglio del 2021, quindi in quella data si andranno a puntare i fari su che cosa? Sullo strike e sui livelli di barriera. Perché sia sullo strike che sulla barriera in questo caso? Vedete, le condizioni sono tre. Cioè, gli scenari a cui può andare incontro un risparmiatore in quella data sono tre, perché da quella seconda data di rilevazione, la prima per noi se compriamo un cellulare, il certificato in questo momento, diciamo così, attiva l'opzione autocall. Quindi, primo scenario, tutti e tre i sottostanti sono superiori allo strike. In questo caso, il certificato scatta l'opzione autocall, rimborsa in anticipo, quindi rimborsa 100, mantiene la quotazione capitale, paga la cedola dal giorno successivo il certificato, non esiste più. Quindi, ipotesi, uno lo compra in area 98,36, rimborsa, vedete, 102,95. Sia la cedola che la plusvalenza di prezzo, in questo caso, lo vedremo dopo, sono reddito diverso, possono essere utilizzati per recuperare minusvalenze. Secondo scenario, almeno uno dei tre è sotto lo strike e quindi non scatta l'opzione autocall, però tutti e tre sono superiori alla barriera. In questo caso, quindi il certificato paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva, cioè avanti di 3 mesi, che è, vedete, l'11/10/2021 scritto nella parte sotto. Terzo scenario, almeno uno dei tre sottostanti è sotto la barriera. In questo caso, il certificato non paga la cedola, si va alla successiva data di rilevazione, però la cedola sempre all'effetto memoria. Vedete, è tutto scritto in modo molto chiaro. Quindi non ci si può sbagliare anche, no, se si muovono i primi passi sui mercati. Poi ovviamente non dimenticatevi che in caso di dubbi, domande e chiarimenti potete mandare una mail o dare un colpo di telefono e BNP, no, all'help desk ad hoc per rispondere a qualsiasi dubbio, domanda, chiarimenti. Dopo magari facciamo vedere anche dove trovare questi riferimenti, no, per i contatti. Comunque c'è la Certo. voce in alto, cioè trovate proprio tutto molto chiaro da questo punto di vista. Se questi tre scenari, scusate, si verificano in ogni condizione di rilevazione, quindi a ogni data di rilevazione abbiamo questi tre scenari, salvo il richiamo anticipato del prodotto fondamentalmente. Quindi questi tre scenari li potremo vedere fino a scadenza. A scadenza nel 2024, vedete evidenziato 11 gennaio 2024, che cosa succede? Succede che abbiamo di fronte due scenari. Primo, quello positivo, tutti e tre i sottostanti sono superiori alla barriera. In questo caso il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100, paga l'ultima cedola. Secondo scenario, quello negativo, almeno uno dei sottostanti è inferiore alla barriera. In questo caso il certificato perde la protezione. Si va a verificare qual è stato il certificato che ha avuto la performance peggiore dei tre e su quella performance si calcola il rimborso. Però attenzione, questo certificato contiene l'opzione airbag, per cui tecnicamente gli strike, diciamo così, vengono rettificati verso il basso, quindi quando si va a ricalcolare il prezzo, dopo vediamo magari i dettagli perché abbiamo una slide ad hoc sull'effetto airbag, quindi magari non mi dilungherei adesso. Oppure magari anticipiamo i tempi e facciamo vedere subito il dato. E dicevo, in caso di evento airbag, diciamo così, si riduce la perdita monetaria, no? Quello che potevano essere un 30% di perdita diventa ad esempio un 20, un 15, a seconda delle situazioni. Sono numeri a caso, giusto per darvi una idea. Il concetto è che l'airbag, no, ha la stessa funzione di quello che abbiamo sulla macchina, no? L'airbag della macchina serve perché in caso di incidente è una sorta di salvavita, non limita i danni. Ecco, la stessa identica cosa, l'airbag all'interno di un certificato a scadenza in caso di evento barriera limita il danno monetario fondamentalmente, quindi è uno strumento di tutela. Fondamentalmente, lo ripeto sempre perché secondo me è molto importante, soprattutto per gli investitori più prudenti o neofiti, chiamano la prudenza quando avete un certificato con barriera discreta, cedola con effetto memoria e opzione airbag, avete fondamentalmente, no, il full optional, diciamo così, del contenimento del rischio. Poi io oggi vi ho fatto vedere questo certificato su questi tre sottostanti, ma ovviamente se voi andate sul sito di BNP voi potete trovare altri certificati
con la stessa struttura che vi ho appena indicato io, quindi sempre cache collet, sempre airbag, sempre barriera discreta, sempre cedola con effetto memoria, ma ovviamente su altri sottostanti. Quello che noi facciamo oggi in questo video non è una consulenza personalizzata, sono semplicemente video, no, educational, fondamentalmente per illustrare le caratteristiche del prodotto. Poi ognuno di voi, in funzione di quella che è la propria pianificazione finanziaria, quindi il proprio obiettivo, grado di rischio e anche ottica temporale, deciderà, no, qual è la soluzione più efficiente. Io vi ho indicato questa perché a me piace come soluzione, ma vedete che ce ne sono tante altre da questo punto di vista, no? Il primo che vedo in alto è legato al settore, no, dell'abbigliamento, c'è Ferragamo, c'è Adidas, c'è Kering, possiamo trovare KLM Airbus, che è un altro certificato che mi sono segnato, magari ne parliamo dopo. Vedete che abbiamo tante altre soluzioni per chi preferisce l'auto, vedete c'è Porsche, Ferrari, BMW, eccetera, insomma. Yes, tra l'altro, Gabriele, c'era una domanda che se vuoi prendo l'occasione per rispondere subito, perché si diceva i premi che hanno appunto la memoria, che però non sono stati pagati, la domanda è non distribuite, vengono recuperate da chi detiene il certificato, anche se alla data in cui non è scattata la condizione non si deteneva il certificato? E la risposta è sì, quindi ovviamente le cedole, anche quelle con memoria, vengono corrisposte nel momento in cui poi si va a valutare, scatta la condizione per appunto per il pagamento della cedola del trimestre, più tutte quelle con memoria che il certificato aveva in pancia, e vengono di fatto corrisposte a chi è il detentore del certificate alla record date. Poi andiamo a vedere bene le varie differenze tra le varie date, alla record date del trimestre in cui appunto è scattata la condizione per il pagamento della cedola. Esattamente, esattamente. No, magari parliamo già con alcune domande, no? Perché questo webinar, dicevo, andiamo a trattare, no, alcune di quelle che sono le classiche domande che si fanno, no, gli investitori. A volte i neofiti, a volte invece sono domande, soprattutto, non so, aumenti di capitale, operazioni straordinarie, che si fanno quelli che magari già ne masticano. Prima c'era una domanda interessante di Marco che diceva: cosa succede a un certificato se viene delistato uno dei sottostanti che compone il paniere? Una domanda molto interessante che i neofiti non conoscono, ma in genere anche, no, gli esperti, diciamo così, cioè quelli che maneggiano da tempo i certificati, potrebbero non conoscere. Dicevo, tra le domande che ci siamo preparati oggi, e poi se avete altre domande, altri dubbi, magari ce li potete scrivere in chat, nei prossimi webinar risponderemo molto, molto volentieri a queste domande. Dicevo, ce n'è una che fondamentalmente riguarda, no, il discorso opzione, airbag, eccetera. Vuoi dire qualcosa? Sì, allora ti riferisci alla domanda di Marco, giusto? Possiamo fare anche quella di Marco? Sì, assolutamente. No, scusa, non avevo capito a quale ti stai riferendo, scusami. Io parlavo del discorso airbag, ma Airbag. Ok, allora scusami, distrazione mia. L'airbag, allora, l'opzione airbag, di fatto, come ben spiegavi tu, è un'opzione che di fatto va a introdurre una caratteristica difensiva al certificato a scadenza, solo a scadenza, quindi. E soprattutto questa caratteristica difensiva viene applicata allo scenario negativo, cioè il cash collect è un certificate che, come dicevamo anche prima, estrae rendimento anche in casi in cui i sottostanti siano in perdita, ma entro al livello barriera. Quindi anche in questo caso qua, il certificato è un prodotto che ha un rendimento, paga un rendimento. Il momento in cui invece diciamo così, il sottostante, il peggiore tra i sottostanti di un paniere va al di sotto del livello barriera, qui diciamo si rompe l'opzionalità che premia l'investitore e si incorre in una perdita di capitale, perché poi il rimborso del certificato, partendo dal valore nominale che è 100 euro, viene commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore. Cosa vuol dire? Il sottostante, facciamo finta che non sia un basket per semplificare, o comunque se fosse un basket si guarderebbe nel caso del basket worst off il peggiore, chiude al 50% dopo 3 anni, quindi a scadenza, chiude al 50% del suo valore rispetto al valore iniziale di strike. Bene,
sarà rimborsato il 50% del capitale del certificato, quindi il valore nominale di 100 verrà rimborsato 50 euro. Il sottostante chiude al 40%, 40 sarà il valore nominale restituito dal certificato. Quindi ci sarebbe di fatto una correlazione 1 a 1 e il certificato rimborsa una performance pari a quella che è l'azione sottostante, al netto ovviamente di eventuali cedole che possono essere state incassate precedentemente, che quindi vanno ad attutire un po' la performance negativa, o al netto anche ovviamente dei dividendi che non vengono incassati qualora si tenga il certificate anziché l'azione sottostante. Però detto questo, l'airbag è proprio un'opzione che va ad attutire e a rompere questa commisurazione alla performance negativa, questa partecipazione alla performance negativa del sottostante. E qui in questa tabella vediamo qualche esempio matematico, poi andiamo anche a vedere come lo calcoliamo. Però considerando appunto che in questo caso il livello airbag è al 70, qualora il sottostante peggiore del basket chiuda al 70%, massimo al 70%, il certificate paga ancora 100% più il premio. Quindi siamo ancora nella casistica in cui è premiante. Sotto la barriera, quindi da 69, per capirci, 69,9 in giù, il certificate assume un altro tipo di payoff. Quindi in un certificate normale, se chiudesse al 65%, noi avremmo il 65% del valore nominale, ma grazie all'effetto airbag invece avremo il 93%. Questi sono casi reali sull'emissione che facevamo vedere prima, Gabriele. Se il sottostante peggiore è al 60%, chiude al 60% a scadenza, il certificate rimborsa l'86%. Quindi, a fronte di un meno 40% del sottostante, il certificate avrebbe una performance rispetto al valore nominale di 100 di meno 14%. Meno 14 che poi può anche essere ulteriormente diminuito se nel corso della vita del certificato si sono anche incassate delle cedole, ovviamente. Andando un po', poi saltando il 55, andando direttamente al 50, a fronte di una performance del meno 50, il certificate rimborsa 71%. E così via, insomma, fino ad arrivare ai scenari più disastrosi. L'effetto airbag di fatto si applica fino ad arrivare allo 0%, che è un caso ovviamente limite, dove anch'esso pagherebbe il 0%. Come calcoliamo questi numeri? Di fatto andiamo ad applicare il fattore airbag. In questo caso il fattore airbag è 1,43 per approssimare. Questo 1,43 lo moltiplichiamo a questo numero qua. Quindi semplicemente andiamo a moltiplicare quello che è il valore finale del sottostante in percentuale rispetto al suo valore iniziale, e moltiplichiamo il fattore airbag. Quindi, se volete provare, moltiplicando il 50% per 1,43 troverete esattamente questa percentuale. Quindi possiamo anche, una volta che abbiamo in mente il numero 1,43, possiamo ipotizzare qualsiasi scenario, qualsiasi valore finale del sottostante e avremo il nostro rimborso grazie appunto all'effetto airbag. Anche qui nella slide successiva avevo ulteriormente, diciamo, ho cercato di spiegare questo concetto attraverso il certificate su Air France Airbus, dove dicevamo appunto il rimborso nel primo scenario, worst off è Airbus, quindi tra le due ipotizziamo che Airbus sia il worst off, che essendo il valore iniziale di Airbus 92, ipotizziamo che chiuda a 46, ovvero al suo 50%. Beh, moltiplicando il 50% per questo numero, otteniamo 71,43% per essere precisi. Allo stesso modo, se Airbus chiudesse a 36,8, vorremmo dire che siamo al 40% del suo valore iniziale. Anche qui moltiplichiamo 40% per 1,43 e andiamo a trovare 57,14, che è quindi il valore che il certificato rimborserebbe, e così via per qualsiasi ipotesi di chiusura a scadenza. Quindi siamo in presenza di fatto di un certificato cash collect che paga premi trimestrali con effetto memoria, fin qui tutto classico secondo il cash collect più normale, ma con l'effetto airbag che, come bene dicevi tu, aggiunge una caratteristica difensiva. Ovviamente è una caratteristica che ha un costo, per cui rispetto a un cash collect normale,
posso aspettarmi che un cash collect normale sugli stessi sottostanti con gli stessi strike e livello barriera renda leggermente di più rispetto allo stesso cash collect che ha anche l'opzione airbag, perché ovviamente al fine di farla funzionare e introdurla dobbiamo rinunciare ad un po' di rendimento. Tuttavia, i prodotti che facevi vedere prima tu hanno un premio del 2,95% sul primo che avevamo appunto menzionato. Su quello Air France, Airbus, e qui introduciamo anche qualche tecnicismo in più, vediamo che il premio, sebbene siano anche solo due azioni, passa a 3,6 per ogni trimestre. Questo perché, poi andremo a vedere più nel dettaglio, andiamo a introdurre dei sottostanti che hanno più volatilità, e più volatilità ovviamente vuol dire anche più rischio e possibilità al lato nostro di riuscire a massimizzare la struttura e andando a pagare un premio più elevato. Esatto, perfetto. Stavo guardando se c'erano delle domande su questo argomento, ma non ce ne sono, quindi direi che sei stato chiarissimo nel trattare questo aspetto. Perfetto. Allora, visto che abbiamo rotto il ghiaccio per le domande, io direi di fartene subito un'altra su un altro dei temi caldi, no? Quelle che sono le date cruciali di un certificate, no? La classica domanda è quando, entro quando devo acquistare un certificato per avere diritto alla cedola, no? Molti investitori acquistano certificati per recuperare le minusvalenze, perché fondamentalmente le cedole dei certificati permettono, dopo vediamo un attimo le finestre, però il concetto è che tendenzialmente le cedole dei certificati producono reddito diverso e quindi possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze pregresse. Quindi sia le cedole dei cash collect normali, sia i maxi cedola, fondamentalmente, no? Quei certificati che vengono emessi con dei cedoloni particolarmente generosi, soprattutto magari alla prima data di rilevazione o comunque nella parte iniziale, che sono molto utili per recuperare minus, o meglio ancora, più che per recuperare, per, no, posticiparle, soprattutto quelli che nascono, no, a fine anno, nella fase, no, finale, negli ultimi mesi, in genere novembre, dicembre, ecco, che permettono, no, di dare un calcio, no, al barattolo, no? Di dare un calcio alla minusvalenza, quindi per rinnovarla, quella in scadenza di altri 4 anni. Quindi la classica domanda è: ok, tutto chiaro per quanto riguarda la data di rilevazione, no? Che è la data in cui viene fatta la fotografia alla barriera, allo strike, per cercare di capire se la cedola viene pagata o meno. Meno chiaro in genere il concetto di quando devo avere il certificato in portafoglio, quando quindi lo devo acquistare, in realtà sarebbe la domanda corretta per avere diritto alla cedola. Quindi ti lascio la parola per chiarire questo dilemma, no? Sì, ho portato anche questa slide che spero possa chiarire il concetto e sono d'accordo che è una delle domande più richieste anche al nostro numero appunto a supporto degli investitori. Secondo me dobbiamo chiarire quali sono le quattro alla fine date fondamentali in un certificato. Partendo dalla prima, allora noi abbiamo la data di valutazione, la valuation date, scusate, qui sono un attimo in inglese, però credo sia abbastanza comprensibile. Valuation date è il momento in cui noi andiamo solitamente con i prezzi di chiusura dei sottostanti a definire se questi sono sotto, pari o sopra il livello della barriera o il livello iniziale. E quindi andiamo a determinare quello che è il payoff del prodotto. Quindi in quel giorno, alla chiusura di mercato, andiamo a prendere i prezzi di chiusura dei sottostanti e andiamo a vedere dove stanno rispetto ai livelli barriera o livelli iniziali. In base a quello, quindi, il certificato si decide se paga il premio o non paga il premio, se scade anticipatamente. L'altra data importante è l'ex date. L'ex date è il giorno in cui si stacca di fatto l'eventuale appunto premio dal prezzo del certificato. E quindi di solito all'ex date si vede proprio il balzo del prezzo che inizia a quotare al netto dell'ammontare del premio. Abbiamo poi la record date. La record date è il giorno in cui si scatta la fotografia per vedere chi sono i possessori del titolo. Quindi andiamo a decidere chi deve avere diritto alla cedola che è stata decisa alla valuation date e che è stata staccata all'ex date. Alla record date, un po' come suggerisce la parola, si va a scattare la foto.
dei possessori del titolo. E infine, ultima data, abbiamo la data di pagamento. Solitamente nei nostri certificati è di T+5. Ora, detto quindi, creata questa linea del tempo e chiarito questi passaggi fondamentali, l'altra informazione importante è che i certificati quotati su CEDEX vanno tutti in valuta a T+2. Questo vuol dire che per essere possessori del titolo, io lo devo, e quindi ricevere il, oppure meglio ancora, per ricevere il premio che è stato deciso alla valuation date, io devo essere possessore del titolo alla record date. Per essere, sapendo che andiamo in valuta a T+2, per essere possessore alla record date, io devo acquistare almeno 2 giorni lavorativi prima. E allora arriviamo a questa data qua. Infatti vedete che vi ho segnato buy qui, perché in questo modo, se noi compriamo 2 giorni lavorativi prima della record, passa il primo giorno, passa il secondo, io qui vado in valuta, alla record sono possessore e quindi avrò diritto al mio premio. Che se volete è anche abbastanza intuitivo, perché io qui ancora compro il certificato con il prezzo che ha ancora attaccato il premio stesso, e quindi giustamente io qui lo compro al valore del certificato, diciamo, più il premio che sta staccando, mi ricevo poi il premio qui. All'ex date, come dicevo prima, il certificato inizia a quotare senza il premio. Quindi ovviamente se io comprassi a un prezzo che già non ha più il premio e in più ricevessi anche il premio, sarebbe, come dire, sarebbe bello, però ovviamente non avrebbe tutto il senso del mondo. Quindi qui pago ancora il premio, lo ricevo anche sotto forma poi di versamento, qui non lo pago già più e quindi non ho diritto. Però ecco, non so, questa slide forse se uno se la tiene bene sotto la postazione di lavoro può sempre tirarla fuori ed è qualcosa che può senz'altro tornare utile, diciamo, no? E, pertanto non so adesso se ci sono domande in questo senso, però questo la dovreste mettere come sfondo nell'home page. Esatto. Tra l'altro una cosa importante è che sui nostri final terms o comunque su tutti i documenti si può fare anche un control F, insomma, per andare a trovarla, e si può sempre, appunto, per ogni specifico certificato si può sempre sapere qual è. Perché ecco, noi nel nostro sito, in effetti, prendo un certificato qualunque, noi nel calendario del certificato indichiamo la data di valutazione e la data di pagamento, ma non indichiamo la record date, che potenzialmente potrebbe essere utile, potrebbe essere una cosa che sarebbe anche interessante valutare di fare, però ecco, abbiamo queste due date, le altre date possono comunque essere trovate, diciamo, all'interno della documentazione. Esatto. Leggevo anche una domanda: la record date dei certificati BNP è sempre T+3 per tutti i certificati oppure ci sono delle eccezioni? No, nella stragrande maggioranza noi cerchiamo di tenere un allineamento, una standardizzazione delle record date, anche per creare ovviamente chiarezza e semplicità, per cui forse possono esserci delle eccezioni, ma direi che la stragrande maggioranza è sempre così. Fa eccezione, un'altra eccezione che si può considerare poi è quando ci sono dei premi fissi, perché in quel caso, quando quindi il premio è fisso e non c'è una condizione, sono dei certificati che noi abbiamo messo a dicembre, ma che anche sul mercato adesso si stanno un po' rivedendo, in quel caso la data di valutazione coincide con anche la data di pagamento. E quindi questo è un caso un po' limite. In questa slide però ecco, ci si può ritrovare nella stragrande maggioranza dei casi in questa slide, con alcune eccezioni che magari poi ovviamente vanno considerate. Quindi verificare sempre il KID, mi raccomando, questo lo dico sempre, no? Adesso magari non dico di consultare l'intero prospetto informativo, che magari può essere lungo e pesante, anche se le prime volte quando siete neofiti guardare anche il prospetto completo e sporcarsi le mani su quello non è sbagliato, però il KID, no? Senz'altro può essere molto utile. Poi in caso di dubbio, colpo di telefono, l'emittente vi risponde e vi risolve, insomma, la questione.
Cosetta chiedeva un esempio pratico utilizzando il certificato di prima. Il certificato di prima aveva la data di rilevazione il 12 luglio del 2021, vado a memoria, sì, benissimo, esatto, ma credo che intenda questo, eh? Tanto sono uguali. No, Ah, sì, ma perché sono tutti uguali. la struttura è quella. Questo, vedete, è il 12 luglio del 2021, quindi di quest'anno. Se andiamo a riprendere la slide di prima, tenendo presente il 12 luglio, noi dobbiamo comprare il giorno dopo, entro il giorno dopo, il 13. Di Provo più. anche a trovare la record date. Adesso anch'io, essendo da questo computer, non ho la totale, diciamo, dimestichezza, ma provo a trovarla al volo. Eccola qua, la record date è il 15 luglio 21. Adesso io ho fatto un Ctrl F, quindi questo è il final terms, che purtroppo è in inglese ed è anche di tante pagine, quindi non sempre è facile, capisco da leggerlo, però ecco, se ci ricordiamo la parola record date, cercandola magari può venire più semplice. Quindi record date il 15 luglio, eccola qua, spero che si veda. 15 luglio 2021, la prima era il 15 aprile, la prossima sarà il 14 ottobre, 15 luglio in questo caso. Quindi qui abbiamo la valuation il 12 e la record il 15 e la data di pagamento il 19. Quindi noi adesso calendario alla mano dovremo andare a vedere il 15 luglio. Il 15 luglio che è un giovedì, quindi il giovedì è la record date, 15 luglio, siamo qui, 15 luglio è qui. Io Mercoledì e martedì. devo comprare 2 giorni lavorativi prima, quindi il 14, che sarà l'ex date, e il 13. Infatti, se vi ricordate, il 12 era la data di valutazione, eccola qua. Quindi, scusate se faccio un po' di giochetti con lo schermo, però qui abbiamo la valuation il 12. 13 è la data entro il massimo il quale io devo comprare, 14 ex date, 15 record date come da final terms e payment date che come anche indicato sul sito, quindi è un po' più facile, il 19. Esatto, perfetto, assolutamente. Quindi dovremmo avere risposto anche a cosa. Ah, c'è una domanda sull'airbag di Guido che chiede come si calcola matematicamente il fattore, no? L'1,42, 1,43 che abbiamo citato prima. Cioè è un dato fisso, cioè tutti gli airbag di BNP sono. Si applica la formula, no, che abbiamo visto prima, prezzo finale diviso strike moltiplicato per il fattore di rettifica, chiamiamolo così, coefficiente airbag. Oppure ci sono dei, una volta può essere 1,42, una volta può essere, non so, 1,16 o cose di questo tipo. No, molto facile, dipende dal livello airbag. Quindi in questo caso il livello airbag è 70. Se noi facciamo 100 diviso 70, mi esce esattamente 1,428. Se un airbag fosse, livello airbag fosse a 60, dovremmo sempre fare 100 diviso 60 e verrebbe un livello airbag di 1,66. Quindi tanto più basso, diciamo, è il livello airbag. Ovviamente, tanto più sarà alto il fattore airbag, quindi è facilissimo trovarlo, basta solo diciamo dividere 100, che è il punto di partenza, diviso il livello airbag. Perfetto, tutto chiaro, bravissimo. Franco chiede, all'inizio della loro vita in genere i cash collect, ci stava quel carabiniere, sarà cash collect, hanno cedole incondizionate. Come ci si deve orientare in questa situazione? Dipende cosa si intende per cosa, come ci si deve orientare dal punto di vista fiscale, chiede, non so. Se intende dal punto di vista fiscale, le cedole, anche se incondizionate di un prodotto a capitale condizionatamente protetto, sono sempre a reddito diverso. Nei prodotti a capitale condizionatamente protetto, le cedole, sia quelle incondizionate che quelle condizionate, sono sempre a reddito diverso. Non so se la domanda era quella, io l'ho interpretata così, la risposta è questa. Sì, in effetti magari se può. Ah no, dice no, intendeva la data di pagamento corrisponde con quella di valutazione.
Qui bisogna guardare un attimo caso per caso, però diciamo quando i premi sono fissi, quindi non c'è una condizione, e la data di valutazione corrisponde con la data di pagamento. Quando invece i premi hanno una condizione, funziona esattamente lo schema che stiamo vedendo e che abbiamo ben spiegato. Poi ovviamente ci tengo anche a dire, non prendete questa cosa come una cosa sempre vera, perché possono esserci ovviamente anche differenze tra vari emittenti o casi speciali che magari qui adesso non abbiamo in mente o che comunque in futuro possono avvenire. La regola di base è sicuramente questa, e poi ovviamente anche prima di ogni investimento è meglio controllare la documentazione, perché sta lì apposta per avere tutte le risposte del caso, o prima di investire potete chiamarci, così andando a vedere lo specifico ISIN andiamo a chiarire ogni tipo di dubbio. Ecco, questa sicuramente è la regola generale che, se applicata in questo tipo di prodotti, sarà vera al 99%. Ok, perfetto. Sergio chiede come mai alcuni certificates non hanno la quotazione in lettera, perché sono in bid only, vuol dire che il market maker ha finito i pezzi e quindi fondamentalmente è stato autorizzato ovviamente da borsa italiana a quotare solo la proposta in acquisto. Poi se a forza di acquistare pezzi avrà nuovamente i pezzi per fare size anche in vendita, allora toglierà, scioglierà il bid only e tornerà a essere ambo i lati, diciamo così, del book, altrimenti è in una situazione dove può solo acquistare ed è esonerato dal fornire liquidità in vendita. Non so se vuoi aggiungere o specificare qualcosa su questo. Sì, allora sono d'accordo, e questo è il principale motivo. Ci può essere anche un altro motivo, ma qui poi andiamo ancora più nello specifico, su sottostanti americani, perché c'è, diciamo, una tassazione che si chiama 871M, che di fatto, quando i prodotti hanno più, diciamo, di un determinato livello di delta, equivale a detenere il sottostante, e quindi i premi pagati equivalgono ad avere i dividendi, e quindi viene chiesta dall'autorità statunitense, vengono chieste delle una tassazione di questo tipo di provento. Allora, noi in questo momento, per evitare questo tipo di situazione, nel momento in cui abbiamo dei sottostanti americani che e il prodotto ha un delta maggiore all'80% o a una soglia che si aggira in questo valore, tendiamo ad andare in bid only per evitare questo tipo di casistica. Casistica molto specifica, però, visto che stiamo parlando appunto di tutti i tecnicismi dei certificati, mi fa piacere condividerla con voi. Quindi la ragione principale è che quella sicuramente c'è un denaro lettera, i certificati vengono emessi per un ammontare massimo, diciamo, che il nostro trading è in grado di assorbire nell'emissione specifica. Nel momento in cui il certificato viene venduto per quella size, così chiamata, si va in denaro, in bid only, quindi solo in denaro, per ovviamente obbligo di legge, dare la possibilità di chi ha investito di disinvestire. Quindi quella ovviamente sempre. Però sulla lettera invece ci spegniamo, tra virgolette, perché non abbiamo più magazzino da distribuire. E questo è il motivo principale. L'altro motivo è appunto quello sulla parte di sottostanti americani. Quindi, se ci fosse un prodotto in bid only in sottostanti americani, potrebbe essere sia una, ma anche l'altra ragione. Molto interessante questa seconda. Confesso che non la conoscevo, me la sono segnata. Io sto scrivendo un libro sui certificati, metterò anche questa, magari domani ti chiamo per alcune Se vuoi informazioni. ne Questa parliamo, nulla. anche qui. Quindi vedi, c'è sempre da imparare anche su questi aspetti. Franco chiede: e invece la situazione di bid only driven? Come si configura? Perché c'è stato qualche emittente concorrente che ultimamente ha avuto qualche problematica da questo punto di vista, se ne è parlato un po' su qualche forum, su qualche social, diciamo. No, su questo non credo che l'emittente fossimo dal lato nostro, per cui su questo non ho
grandi risposte, cioè non ho grandi argomenti, onestamente. Ok, allora vediamo altre domande. Dunque, c'è una domanda di Marco Sulliminus, rispondiamo più tardi. Giuseppe chiede se avete anche certificati. Dimmi, dimmi. C'era una domanda che forse era anche la prima, quindi forse è giusto che ne parliamo, sul fatto quando viene delistato un titolo di un basket Worst Off di Marco. E, sì, anche qui devo dire non c'è una regola. Noi quello che scriviamo anche nei nostri final terms è che nel momento in cui un sottostante viene delistato, il basket viene integrato, quindi viene ricomposto con un'azione che per dimensioni, liquidità sul mercato, business, quindi perimetro, diciamo, settore di appartenenza e tutto quanto, corrisponda come un cosiddetto peer rispetto all'azione delistata. Quindi di base, quando c'è una delle componenti del basket che viene delistata, si cerca di sostituire questa azione con un'azione equivalente. Questa è la prima cosa che, diciamo, di base noi scriviamo nei final terms e di solito come ci comportiamo. Anche qui sono casi limite, quindi tendenzialmente poi caso per caso si va anche a valutare e ci possono essere degli scenari diversi dove ad esempio un'azione stessa non c'è, quindi si può anche decidere di andare a pescare un'azione diversa, oppure nel caso ci siano anche dei basket non che abbiano due azioni, perché in quel caso diventerebbe un altro tipo di prodotto, ma se sono basket che hanno più azioni, si può eventualmente decidere di non sostituire l'azione nel caso specifico, però di base si cerca sempre di andare a trovare un'azione equivalente. Perfetto, beh, già che ci siamo, allora io direi di diciamo così, di andare a citare anche questa. Abbiamo parlato, no, prima, che una delle domande classiche è che cosa succede a un certificato in occasione di un aumento di capitale piuttosto che un dividendo straordinario. Magari facciamo vedere anche le slide su questo tema fondamentalmente. Volentieri, eccole qua. E anche per spiegarlo ho portato un esempio pratico e direi che è anche abbastanza facile perché poi questo non dipende troppo da noi perché noi cerchiamo di seguire alla lettera quello che è il diktat, diciamo, del mercato. Quindi, quando ci sono dei dividendi ordinari, non parliamo di operazioni straordinarie perché sono dei dividendi attesi che l'azienda distribuisce. Parliamo di operazioni straordinarie soprattutto quando ci sono dei dividendi straordinari, come dice la parola, fusioni, acquisizioni di società e così via. Abbiamo visto Stellantis, che forse è il caso scuola di quest'anno perché ha fatto un po' tutte le cose. E in questi casi, il mercato di riferimento, e quindi nel caso di Stellantis, l'idem, pubblica un cosiddetto fattore di rettifica K. Il fattore di rettifica di fatto ha l'obiettivo di neutralizzare l'operazione straordinaria nei confronti dei prodotti strutturati e delle opzioni, no? Il mercato idem è quello delle opzioni. Grazie a questo K, quindi si vuole andare a neutralizzare l'effetto dell'operazione straordinaria sulle componenti opzionarie, andando a quindi rivedere quelli che sono i livelli di strike e barriere in sostanza. Quindi noi il mercato, l'idem, pubblica un fattore di aggiustamento, noi lo andiamo ad applicare, ovvero andiamo a prendere questo numero e lo applichiamo ai valori di strike e di barriere dei certificati. Un esempio concreto è esattamente Stellantis, che ha appunto pagato un dividendo straordinario. Noi abbiamo ricevuto questa comunicazione dal mercato, vedete una market notice di Borsa Italiana, dove si dice che, secondo determinati calcoli, il coefficiente sui contratti di opzione su azioni Stellantis, coefficiente di rettifica che vi menzionavo prima, è pari allo 0,979033. Quindi, cosa abbiamo fatto noi in questa situazione? Siamo andati a prendere tutti i certificati, ne ho listati alcuni, tutti i certificati che avevamo su Stellantis, che fossero su singola azione o basket, questo non importa, e siamo andati a sostanzialmente
modificare strike info old contro strike info, quindi vedete che prima era lo strike 11,5326, questo valore moltiplicato per il fattore di aggiustamento ci ha portato a un nuovo strike di 11,2908. Stessa cosa vale per la barriera. La barriera prima era di 8,0727, moltiplicata sempre per lo stesso fattore e l'abbiamo portata a 7,90. E lo stesso vale per tutti i prodotti che appunto avevano in essere l'azione Stellantis. Mi sono anche permesso di copiare un link e vi riporto questo prodotto qua, che è un Memory Cash Collect su Pirelli e Stellantis. Questo prodotto qua aveva Stellantis nel momento in cui è uscita appunto questa notice, e non solo, perché come vedete qui abbiamo caricato, quindi questo per dire cosa anche trovate nel nostro sito, nel momento in cui c'è un'operazione straordinaria, noi in questa sezione qui carichiamo la cosiddetta corporate action. Allora, corporate action of Stellantis del 19.4 è questa qui, e vedete che quindi andiamo a dare tutti i dettagli e appunto la tabellina come si faceva vedere prima, andando a dare massima disclosure dell'avvenuto. E nel caso specifico poi c'era anche un'altra corporate action, sempre su Stellantis. In questo caso il fattore di aggiustamento era 0,94 e questa è avvenuta il 15 del 3, e sempre l'IDEM aveva pubblicato il fattore di rettifica. E andando a pubblicare i documenti, poi quello che facciamo anche è andare a aggiornare il basket, dove appunto andiamo a inserire i nuovi livelli, e quindi poi anche tutti i calcoli in questo caso rimangono ben aggiornati. Ecco, questo è un po' insomma quello che avviene nei casi di operazioni straordinarie. Esatto, perfetto. Ok, allora ci sono due argomenti che ci eravamo segnati. Noi stiamo sparando 10 minuti, è un problema o hai ancora un attimo di tempo? Come... Per me non è un problema, spero neanche per chi ci segua. Oppure Volentieri, vuoi io resto volentieri. magari gli altri due argomenti che erano la fiscalità e le variabili di prezzo, ce li riserviamo per il prossimo web, intanto noi facciamo un webinar tutti i mesi, quindi è questione di un paio di settimane, poi riprenderemo la cosa. Non so come sei comodo, come preferisci tu, io sono... Guarda, visto che l'abbiamo preparati, dai, andiamo veloci, ne parliamo, poi vediamo anche in base alle domande se c'è interesse a rimanere un po' di più oppure a chiudere. Perfetto, allora partiamo magari con il discorso delle variabili di prezzo, che sono un tema che viene trattato poco. Poi dopo magari faccio una declinazione sulla fiscalità. Volentieri. Allora, è un ottimo Questo qua, argomento. esatto, questo è uno degli argomenti cruciali. In realtà se ne parla poco, ma è fondamentale perché ti declina quello che sarà l'andamento del prezzo, cioè com'è che si muove il prezzo. Perché uno pensa che il prezzo sia determinato solo dall'andamento del sottostante, in realtà non è vero, perché quando uno compra un certificato, in realtà sta comprando una strategia in opzioni, quindi le variabili sono quelle delle opzioni, quindi c'è qualcosa di non immediatamente percepibile da, diciamo così, dal neofita, no? Quello che muove i primi passi. A te, Luca. Ora, Gabriele, possiamo fare anche un webinar di 3 ore su questo argomento perché è super interessante e comunque va compreso benissimo. Però, e tra l'altro, permettimi di dire che spesso quando si parla di questo argomento, qualcuno tende soprattutto a capire dal punto di vista tecnico-finanziario, come funziona, cioè capire come funziona il certificate. Ma secondo me l'aspetto più importante qui è capire la relazione tra rischio e rendimento. Cioè, per un investitore, secondo me, oltre a conoscere Grech e capire come le opzioni si muovono, eccetera, eccetera, poi quello che davvero deve rimanere è capire la relazione che abbiamo tra mi prendo un rischio, mi prendo un rendimento. E questa relazione è sempre vera. Cioè, mai troveremo nel mercato un certificato che ci paga il 20-30% all'anno e che ha poco rischio. Come mai troveremo un certificato che paga il 4-5% annuo, che magari ci sembra un rendimento povero e che ha tanto rischio? Quindi questa relazione, partiamo da questo concetto, è sempre vera. E io ho provato a portarvi
qualche slide che parla degli aspetti, un po' tenendo in considerazione questa mia riflessione che appena ho fatto con voi. Allora, e anche l'altra distinzione da fare è quando il certificato è in fase di emissione e quando poi il certificato invece prende vita ed è quotato sul mercato. In fase di emissione intendo nel momento in cui noi andiamo a creare questo prodotto. Allora, è chiaro che il prodotto, quindi adesso guardiamo a, diciamo, il rendimento che può esprimere un prodotto in fase di costruzione. Allora, la prima cosa è il tipo di sottostante che mettiamo. Se noi mettiamo una singola azione, è diverso a mettere rispetto a inserire un basket, perché ovviamente il basket ci porta dentro determinate altre variabili, la correlazione oppure la diversificazione. E infatti il secondo punto che ho messo è il tipo di paniere, il tipo di basket. Noi al 99,9% vediamo oggi panieri di tipo worst off. Cioè si guarda l'azione che fa peggio. Però noi l'anno scorso, ad esempio, abbiamo in altre condizioni di mercato, siamo riusciti a mettere anche i basket più pesati. E quindi la relazione è a singola azione rispetto a un basket più pesato o rispetto a un basket worst off. Qui, magari, se volete anche scrivere, secondo voi, sono curioso di vedere le vostre risposte, qual è il più rischioso tra queste tre combinazioni, no? Perché la singola azione, di fatto, ci esponiamo solo ai parametri della singola azione. Con il basket qui pesato, invece, andiamo a diversificare. Quindi, in un basket qui pesato, tanto più inseriamo, tante più azioni, tanto più numeroso è questo basket, e più inseriamo diversificazione, che è esattamente l'inverso rispetto a un paniere di tipo worst off. Perché in un paniere di tipo worst off non mi interessa avere tante azioni, anzi, più azioni ho, più c'è la probabilità che una di queste vada male. E in un paniere di tipo worst off a me interessa solo quella che va male, perché dicevamo prima, la peggiore deve essere sopra la barriera, che equivale a dire che tutti devono essere sopra la barriera. Però se io ho tanti, tanti sottostanti, è più probabile che almeno uno vada sotto, no? Terzo punto, variabili che incidono sul prodotto, è la correlazione. Cioè io ho un basket, soprattutto nel basket di tipo worst off, ok? Se io ho un basket di tipo worst off e quindi ci metto un automotive, ci metto un pharma, ci metto l'airlines, ci metto un ciclico industriale e così via, io sto creando di fatto decorrelazione, quindi sto mettendo tanta roba decorrelata. E ancora una volta, essendo worst off, se ho un'azione che non c'entra, di un settore che non c'entra niente con l'altro, ho più probabilità che uno dei due possa avere un trend negativo. Quindi anche qui, in un paniere di tipo worst off, quindi si guarda quello che va peggio, se io metto un basket decorrelato, mi sto prendendo più rischio rispetto a mettere un basket di soli titoli, magari metto tre titoli automotive, oppure tre titoli pharma, tre titoli dell'airlines. È sicuramente un basket più correlato, le azioni all'interno del basket sono più correlate tra loro e quindi hanno un andamento più omogeneo tra loro rispetto ad avere un basket automotive, airlines e pharma, perché lì invece, o bancario, perché lì ovviamente sono più decorrelate, è più facile che l'automotive vada bene e il pharma mi vada male e così via, no? Quindi anche lì sto aggiungendo un grado di rischio. I dividendi attesi, ovviamente, anche lì sappiamo, i certificati sono, come dire, composti da dei panieri di opzioni, mettiamo insieme delle opzioni per fare un payoff asimmetrico, come si diceva prima, e i dividendi attesi, ovviamente, spesso si dice, una cosa che si dice, che si sente spesso dire sul mercato è i dividendi vengono usati per finanziare il certificato, cioè per finanziare la struttura del certificato, che in un certo senso è vero, perché noi diciamo poi non andiamo a prendere i dividendi delle azioni e con quei soldi compriamo il certificato, però il concetto c'è, perché nel senso nel certificato c'è sia delle azioni di tipo call che anche put, però la somma di esse diciamo, è una struttura tendenzialmente rialzista, quella del cash collect, e quindi tanto più i dividendi sono alti e tanto più questa struttura tende a essere più economica e quindi,
esprimere un rendimento maggiore, poter esprimere un rendimento maggiore perché appunto si può acquistare a un prezzo minore. Tanto è che appunto i dividendi, quando si compra un certificato, si rinuncia ai dividendi che vengono distribuiti dall'azione. Ok. E Gabriele, dimmi solo se mi senti ancora perché sento un Mi sento, silenzio. assolutamente sì. Ecco, e poi vedo anche qualche domanda, però finisco il concetto. Allora, perché poi andiamo all'ultimo punto che l'ho lasciato per ultimo, non perché è meno importante, ma perché è il più importante e volevo darvi una seconda slide, che è la volatilità. Allora, la volatilità, intanto dobbiamo una piccola lezione, scusate, teorica, però la volatilità realizzata è quella che è la deviazione standard dei prezzi di un sottostante, diciamo, che è storica, è analizzabile perché è già avvenuta. La volatilità implicita, invece, è quella che ci si attende, è quella che, diciamo, è data dalle aspettative degli operatori di mercato e riguarda la deviazione futura, cioè le aspettative su come si muoverà, in maniera erratica il sottostante in futuro. Per prezzare i certificati noi guardiamo al futuro, ovviamente, noi guardiamo a quella che è la volatilità attesa. E perché la volatilità è interessante e importante soprattutto? Perché nel momento in cui abbiamo un prodotto con la barriera, avere più volatilità vuol dire di fatto avere più probabilità che il sottostante a scadenza vada sotto la barriera. Cioè se io ho un sottostante che si muove tanto, è più probabile che vada a finire molto in alto, ma anche molto in basso. Quindi più volatile è, e più sarà probabile che vada al di sotto della barriera. Questo è un concetto, penso, abbastanza semplice. E lo vedete in questa parte della slide. Questo aumento del rischio, di fatto, si può tradurre in fase, perché siamo ancora in fase di emissione del prodotto, si può tradurre di fatto in una struttura anche qui più economica. E se io ho una struttura più economica, posso di fatto tradurla, esprimerla nel prodotto attraverso due fattori. Mi permette di pagare un premio più alto. Abbiamo visto che prima le airlines sull'airbag pagavano 3,6, mentre il primo prodotto su Panasonic, Logitech, pagava 2,95. Quindi la volatilità mi permette di aumentare il livello del premio, o entrambe le cose posso fare, ovviamente, mi permette di mettere una barriera più bassa, quindi aumentare la protezione tramite un livello barriera più basso. Quindi magari con un sottostante volatile posso pagare lo stesso premio, però anziché avere la barriera 70 mi permette di metterla a 60. Questo perché appunto la struttura generalmente diventa più economica quando il sottostante è volatile. Quindi questo è in fase di emissione. Per tirare una sintesi, nel momento in cui, quindi, anche per rispondere alla domanda che vedevo qui, rispetto a un basket equipesato, rispetto a un basket worst off, che sono quelli che vediamo sul mercato oggi, un basket equipesato è dove non si guarda il sottostante che performa peggio, ma si guarda la media delle performance. Quindi ogni sottostante contribuisce a quella che è poi la performance del basket, e quindi più azioni abbiamo, ovviamente più andiamo a diversificare il rendimento del basket. E quindi poi per pagare il premio non si va a vedere l'azione che performa peggio, ma si va a vedere diciamo, dove sta il basket, la performance del basket rispetto al valore iniziale del basket. Ultimo punto su questo argomento, e poi trattiamo la fiscalità. A meno che non ci siano delle domande, è durante la vita del certificate, cioè il certificate ora è stato creato, quindi in base a tutti questi parametri siamo riusciti a mettere la barriera a 50, 60, piuttosto che pagare un premio del 2 o del 3. Ora il certificato nasce, il livello barriera e lo strike sono fissati, quindi quelli sono ormai decisi e non si possono più muovere da lì fino a scadenza, fino alla morte del prodotto. Il prodotto va sul mercato con un denaro lettera. Cosa si potrà muovere? Si potrà muovere il denaro lettera del prodotto. Come si muove il denaro lettera del prodotto? Quali sono le variabili che ora quindi muovono il denaro lettera del prodotto? Sono queste che vedete in questa slide. Quindi, variazione del prezzo del sottostante. Tendenzialmente il prezzo del sottostante sui cash collect è positivamente
positivamente correlato, quindi all'aumentare del prezzo del sottostante anche il certificato aumenta e viceversa. Anche qui dipende però sempre, bisogna sempre avere un po' di sensibilità, Gabriele, perché se siamo distanti dalla scadenza, ad esempio, il certificate si muove meno rispetto al sottostante, ovviamente. Però immaginate di essere in una situazione a scadenza dove il sottostante è vicino alla barriera. Se siamo a scadenza e il sottostante è vicino alla barriera, se ha un peletto sotto, potrebbe pagare, immaginiamoci una barriera a 60, se va un pelo sotto potrebbe pagare 59, se va un pelo sopra la barriera paga 100 più il premio. Quindi lì la sensibilità del prezzo del certificato al movimento minimo del sottostante è enorme. Cosa diversa invece se mancano 3 anni a scadenza e il sottostante fa più o meno 10, il certificato non farà più o meno 10, ma si muoverà meno sensibilmente, diciamo, rispetto al certificato. E questo è un po' il delta del prodotto, quindi la sensibilità del prezzo del certificato rispetto ai movimenti del sottostante, delta che non è, che poi rimane sempre quello, perché il delta, diciamo, di un prodotto all'inizio rispetto a quando la scadenza si trova vicino alla barriera è completamente un altro delta, quindi anche il delta di per sé è una misura dinamica che cambia nel tempo. E la volatilità è l'altra cosa importante. Quando noi il prodotto è emesso ed è in quotazione, nel momento in cui la volatilità si alza, è inversamente correlato. Quindi quando andiamo a, diciamo, come quando un'alta volatilità ci permette di pagare un premio alto, allo stesso modo quando la volatilità si alza, abbassa il prezzo del prodotto. E viceversa, quando invece la volatilità si calma, il prodotto tende a risalire. Quindi anche questo è un tema importante. Abbiamo una fase di volatilità, i prezzi dei certificati ne risentono, è un'opportunità magari di acquisto perché in quel momento possiamo acquistare il certificato a un prezzo più basso e quindi anche aumentare il nostro rendimento perché appunto anziché comprarlo a 100 lo stiamo comprando a un prezzo più basso. Ultima variabile e poi chiudo diciamo questo argomento, che scusate sono andato un po' lungo, è il tempo. Più il tempo si avvicina aumenta e quindi si avvicina alla scadenza finale del prodotto e più il prodotto tende diciamo, ad alzarsi. Ma anche qui dipende sempre poi dov'è il sottostante rispetto al valore al sottostante rispetto al valore della barriera del prezzo iniziale, del valore iniziale. E ovviamente più si avvicina alla scadenza, più tenderà il prodotto ad avvicinarsi al valore di payoff finale. Quindi se ho un prodotto che sta andando verso la scadenza e tendenzialmente è probabile che paghi 60, tenderà a valere 60 e viceversa se invece paga 100 più il premio, tenderà a valere 100 più il premio. Quindi più ci avvicina alla scadenza, più il prodotto avrà un valore che tenderà al valore finale di payoff. Gabriele, spero Perfetto. di non averti No, annoiato, no, scusami se siamo andati lungo. assolutamente no, sono tutti aspetti assolutamente da conoscere, quindi sono utilissimi per quelli che ci stanno seguendo, assolutamente, altro che questi sarebbero da imparare a memoria più che da annoiare. Allora, perché sono questi dettagli che fanno, no, un investitore davvero consapevole, no? Cioè in grado di conoscere quelle che sono le caratteristiche, pregi, difetti del prodotto per fare una scelta davvero consapevole, no? Scelgo una struttura piuttosto che un'altra, una scadenza piuttosto che un'altra, un singolo sottostante, un basket equipesato oppure di titoli appartenenti a settori diversi. Sono queste le finezze che però fanno la differenza a livello proprio di percezione, come dicevi tu all'inizio, del rischio. Assolutamente. Allora, l'ultimo argomento che ci avevamo preparati oggi è il discorso della fiscalità, no? Allora, in Italia abbiamo un aspetto fondamentale, no? Che le plusvalenze, le cedole, i dividendi, dei prodotti finanziari sono classificati in due modi diversi. Cioè il legislatore ha detto alcuni strumenti producono reddito di capitale. All'interno di questi strumenti che cosa troviamo? Troviamo le plusvalenze di prezzo degli ETF oppure dei fondi comuni di investimento,
troviamo le cedole delle obbligazioni e le cedole, i proventi, diciamo così, degli ETF e dei fondi. Quindi troviamo la voce reddito di capitale, fondamentalmente il grosso di quello che è investito nel patrimonio degli italiani. Perché è importante sottolineare che sono redditi di capitale? Perché dovete sapere che i redditi di capitale non permettono di recuperare le minusvalenze. Al contrario, invece, il legislatore dice che quello che è considerato reddito diverso può essere utilizzato per recuperare minusvalenze pregresse. Che cosa troviamo alla voce reddito diverso? Troviamo le plusvalenze di prezzo, di che cosa? Delle azioni, delle obbligazioni, degli ETC e dei certificates o più in generale dei prodotti derivati, quindi opzioni e futures. Non solo, anche le cedole dei certificati, dei certificates, sono considerate reddito diverso. Questa è una grossa distinzione rispetto ad esempio ai fondi di investimento, alle azioni, alle obbligazioni o agli ETF, perché le cedole invece di questi prodotti che ho appena citato producono reddito di capitale. Al contrario, le cedole dei certificates producono reddito diverso e quindi c'è una maggiore efficienza fiscale. Anche le plusvalenze di prezzo dei certificates producono reddito diverso. Fanno eccezione a livello di cedole che cosa? Le cedole incondizionate, cioè quelle che vengono pagate indipendentemente dall'andamento del sottostante, dei certificati a capitale protetto. Ecco che in quel caso il legislatore dice il capitale protetto a scadenza, la cedola incondizionata, in questa e unica condizione, la cedola è reddito di capitale, quindi non può essere utilizzata per recuperare. Ma in tutte le altre casistiche siamo di fronte a un reddito diverso, quindi può essere utilizzata per recuperare minus. Quindi da questa veloce sintesi che cosa si deduce? Si deduce che gli strumenti sono lo str gli certificati, scusate, sono lo strumento più efficiente per recuperare le minus, perché sia le plusvalenze di prezzo che le cedole producono reddito diverso, quindi possono essere usate, no, per diciamo così, ridurre le minusvalenze pregresse nello zainetto fiscale. L'aliquota che viene calcolata sia sulle plusvalenze che sulle cedole è sempre del 26%. Questo è lo scenario. Detta così è molto semplice. In realtà, se andiamo nella slide successiva, c'è un aspetto importante da sottolineare. Dovete sapere, infatti, che siamo in Italia, la fiscalità non è sempre così ben definita. Dovete sapere che a livello di banche, quando si tratta di gestire la plusvalenza di prezzo di un certificate, non ci sono differenze, entrambe vanno ad applicare l'imposta del 26% e trattano la plusvalenza come reddito diverso. Nel momento in cui però devono andare a trattare la cedola, ecco che allora ci sono due schieramenti, no? Don Camillo e Peppone, mettiamola in questi termini. Alcune banche applicano quella che viene chiamata in gergo tecnico compensazione immediata, cioè nel momento in cui l'investitore incassa la cedola, questo ammontare cedolare va immediatamente a ridurre le minusvalenze nello zainetto fiscale. Appartengono a questa categoria, vedete, diciamo così, le banche che trovate nella colonna a sinistra, vedete Fineco, Directa, Sella, eccetera. A fianco di questa modalità operativa ce n'è una seconda, a cui appartengono una minoranza, però comunque nutrita di banche, che invece tratta diversamente la cedola. Che cosa fanno fondamentalmente? Quando il risparmiatore incassa la cedola, questa cedola non va immediatamente a lavorare sullo zainetto fiscale, ma viene ridotto il prezzo di carico dell'investitore. Quindi immaginate di avere un prezzo di carico di 100, incassare una cedola del 5%, automaticamente la banca vi diminuisce il prezzo di carico da 100 a 95. In questo modo, quando andrete a chiudere l'operazione, o perché sarete voi a vendere il certificato, o perché giunge a naturale scadenza e quindi rimborsa, solo in quel momento, fondamentalmente, la chiusura quindi dell'operazione, andrete eventualmente a utilizzare questa differenza, no? Tra 95 e 100 del rimborso per recuperare minusvalenze. Allora, queste due soluzioni sono ovviamente tecnicamente diverse. Una recupera immediatamente lo zainetto fiscale con la minus e l'altra invece posticipi a chiusura dell'operazione. Tra le due soluzioni, quella più efficiente è indubbiamente la minusvalenza, il recupero immediato. Perché? Primo, perché certo,
cioè avviene esattamente nel momento in cui incasso la cedola. Quindi incasso la cedola, prendo, riduco le minus. E quindi sono sicuro di o recuperare la minus o di posticiparla a seconda dell'operazione che sto facendo, ma è tutto immediato ed è sicuro. Nella seconda ipotesi, invece, io vado a chiudere l'operazione e solo in quel momento, quindi in un secondo momento avanti nel tempo, vado a utilizzare, diciamo così, il reddito diverso per recuperare le minus. Quindi, primo, c'è un differimento in avanti nel tempo, è il primo aspetto. Secondo, questo vuol dire che in questo caso devo essere molto più bravo nel pianificare il mio recupero delle minus per tempo, perché ovviamente è un'operazione più complicata perché porta avanti di tutto. C'è un altro aspetto da non dimenticare. Se per caso nel corso del tempo il certificato giunge a scadenza e non viene rimborsato a 100, tale per cui mi produce, no, reddito diverso dato dalla differenza tra 195, che abbiamo fatto dell'esempio, ma vado a barriera, io di fatto non solo non recupero le minus, ma di fatto le ho aumentate. Quindi attenzione, perché questa seconda soluzione è meno efficiente rispetto alla prima. Quindi è importante sapere che di fronte all'incasso della cedola, alcune banche riducono immediatamente lo sdegnato fiscale nel suo ammontare, quindi sono una soluzione immediata ed efficiente. Al contrario, invece, alcune vanno a posticipare la chiusura dell'operazione, che sia, ripeto, una vostra vendita, la scadenza naturale del prodotto o l'autocall, non ha importanza, però solo in quel momento in cui l'operazione viene chiusa, ecco che allora, grazie al fatto che il certificato va, l'incasso della cedola, scusate, va a rettificare verso il basso il prezzo di carico, ecco che potrete eventualmente recuperare le minus. Questo è il quadro che occorre ovviamente sapere. Qui troviamo una sintesi tratta da uno studio di Pierre, no? Di Pierpaolo Scadalurra, con una prima classificazione delle banche. Ovviamente, quando voi avete a che fare con un intermediario che dovete aprire un conto, cose di questo tipo, verificate, perché ovviamente può essere conveniente optare per una soluzione piuttosto che per l'altra. Ok, io direi che il quadro è questo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Luca, vuoi. No, su questo sei stato assolutamente, diciamo, esaustivo, per cui nulla da aggiungere. Vedevo che c'era qualche domanda non risposta, ma sono le 7, per cui provo a magari fare una carrellata velocissima. Paniere più pesato abbiamo già risposto. Se mettiamo con barriere 50 e 60, sì, assolutamente, anche con barriere 50 e 60 abbiamo fatto un'emissione di maxi. A 60, maxi cedola a 60% e anche a 50% a marzo e a fine di questo mese contiamo di fare un'altra emissione con questo tipo di barriere 50, 55, 60, per cui assolutamente sì, è nelle nostre capacità e poi supponiamo, forse c'era una domanda sulle minusvalenze, supponiamo che abbia minusvalenze con la banca X e che compri un certificato con BNP che mi genera utili, li posso compensare con le minus della banca X? Allora, qui una cosa molto importante, non è che i certificati BNP si comprano con BNP, i certificati BNP sono quotati sul mercato di borsa italiana e si possono comprare con qualsiasi banca di fatto abbia accesso al mercato. Quindi noi compriamo il certificato BNP. È un certificato quotato, è su un mercato. Noi facciamo sempre market making per offrire la liquidità. Può essere acquistato da qualsiasi delle banche che vedete qui listate. Quindi, nel caso specifico, se c'è una minusvalenza nello zainetto fiscale con la banca X, è bene comprare il certificato di BNP con la banca X in modo che venga messo nel portafoglio titoli della banca X e nel momento in cui va. Se questa banca è compensazione immediata, come spiegava prima Gabriele, nel momento in cui viene corrisposta la cedola, andrà a usare parte di quella minusvalenza e quindi si va a recuperare la minusvalenza. Esatto. Basta, direi che abbiamo anche risposto a tutte le domande, per cui Sì, io direi che siamo possiamo. alla mezz'oretta, ma dovremmo essere stati assolutamente esaustivi di tutto. Ok. Grazie mille,
Gabriele, prima dicevamo di mostrare i nostri contatti, quindi soprattutto numero Esatto, bravo. verde, email e sito internet investimenti.bnpparibas.it. Scusate, c'è uno slash ESG, ma diciamo il nostro sito principale è .it e basta. E questi sono i nostri contatti. E io sono stato molto contento di questo webinar. Gabriele, ti ringrazio veramente. E che dire, aspetto il prossimo mese per farne un altro e soprattutto aspetto tutti i nostri spettatori di stasera che sono rimasti anche mezz'oretta in più, per cui grazie, grazie tante. Sono io che ringrazio te, Luca, ringrazio anche tutti gli amici che ci hanno seguito oggi oppure che magari guarderanno anche la registrazione nei prossimi giorni. Io direi che per questa sera è tutto, io auguro una buona serata a tutti, ti saluto e ti ringrazio Luca e diamo appuntamento al prossimo mese perché anche a giugno saremo insieme con un prossimo webinar. Buona serata a Alla tutti. prossima, Gabriele. Grazie mille. Buona serata a tutti.